Buongiorno e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Apparizzi in Cucina. Come avete visto la scorsa settimana ho cominciato questo viaggio gastronomico portando in giro voi e me stesso per il mondo, ho cominciato dalla Grecia, oggi invece andremo negli Stati Uniti d'America. Farò il piatto quello più tradizionale, quello che l'identifica di più in assoluto e che è l'hamburger. Però è chiaro, non è che io oggi faccio la ricetta dell'hamburger, chiaramente, ma addirittura partiremo da fare il panino stesso, che è quello loro caratteristico, quello che viene chiamato bun. Lo faremo con una ricetta che io ho preso da un libro che ho acquistato un po' di tempo fa, che è questo. Poi lo trovate sia nelle librerie che su internet, perché è ancora molto attuale. Io comprai questo libro perché vendendo carne mi serviva per avere dei suggerimenti da passare ai miei clienti, come abbinamenti, quali tipi di formaggi e compagnia varia. Però qui ha anche la ricetta per come fare i panini, che è abbastanza semplice e vengono veramente molto 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 bene. Quindi adesso noi vediamo gli ingredienti, la ricetta, come è fatto il panino e poi ci vediamo alla fine del video. A dopo! Thank you.
visto, la ricetta non è difficile. Il panino viene molto bene, bello alto, però molto compatto, proprio perché deve reggere poi chiaramente la carne e tutti i condimenti che mettiamo dentro. Per quello che riguarda invece la carne, mi soffermo un attimo per dare una spiegazione, perché spesso e volentieri ho sentito sia da gente comune, clienti, ma anche sui video, che si sceglie un qualsiasi taglio di carne per poter fare il macinato per poi fare l'hamburger. Niente di più sbagliato, perché per fare l'hamburger c'è bisogno di tagli specifici. Io ho sentito dire molti che utilizzavano tagli pregiati. Parliamo del quarto posteriore. Il quarto posteriore significa, per le macellerie, il lombo, dove dentro c'è la costata, la fiorentina, il filetto, lo scamone, la fesa, la noce, eccetera, eccetera. Adesso non mi dilungo. Mentre invece andrebbero dei tagli un pochino più grassi, perché quelli che noi parliamo sono discretamente magri, anche se poi una componente di grasso ce l'hanno sempre. Perché questo? Perché nel gergo viene utilizzato un hamburger che deve avere o il 90-10, dal 90-10, scusate, fino al 70-30, cioè sta a significare deve avere il 90% di massa magra con il 10% di grasso o il 70% di massa magra con il 30% di grasso. Questo è il range che deve avere un hamburger. Perché questo? Perché quando noi lo andiamo a cuocere e lo mettiamo su una piastra molto calda, deve caramellizzare tutta la parte esterna in modo tale che all'interno di se stessa mantenga i succhi e rimanga la carne succosa, morbida. Se noi utilizziamo invece una carne troppo magra, purtroppo non avremo questo effetto e rimarrà piuttosto asciutta e stoppacciosa. Questo è molto importante. Quello che io ho utilizzato è il taglio che arriva o dal petto o dalla spalla, quindi del quarto anteriore. Spero con questo di avervi dato delle giuste informazioni o comunque che vi possano essere utili. Per avere un ottimo risultato bisogna avere chiaramente questo tipologia di carne. Solo in questa maniera possiamo avere un hamburger veramente buono. Detto questo, io spero che la ricetta vi sia piaciuta e spero anche di avervi fatto viaggiare, come è successo nell'altra ricetta, un po' lontano con la mente. Se mai doveste rifare la ricetta, soprattutto quella dei panini, fatemelo sapere. Chi ha voglia mi manda anche le foto tramite i commenti, eccetera, oppure su Instagram, e ne sarei veramente molto contento. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra visione, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di mettere un bel pollicione in su. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto, così non perderete le mie prossime ricette, e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!